in questo paese la questione migratoria è stata introiettata dentro le strategie di sviluppo del paese. Dare il lotto di terreno ai profughi per costruirsi la casetta e coltivare, intanto è un modo di accogliere, perché qua non si tratta di un'accoglienza, non è un'emergenza che finisce domani anche qui, e dunque è un modo per farli rimanere. Ma è anche un modo per valorizzare aree che erano assolutamente tagliate fuori da programmi di sviluppo, aree non collegate neppure da strade, abitate soltanto da sparuti villaggi di contadini, con le identiche casette rurali che poi sono diventate il modello per le casette dei profughi. È un investimento, è accogliere non solo la disperazione, ma dare speranza a queste persone, ai rifugiati, ma è anche scommettere sull'immigrazione per sviluppare aree e per dare opportunità anche agli ugandesi. A visitare i programmi che AMREF realizza qui in Uganda e sono veramente cose straordinarie. Nelle periferie sostiene progetti che servono a combattere le marginalità. With AMREF for 6 years. After when they were going, they gave me the machines. I wrote to them and they gave me the machines, of which I gave them a dream that I'm going to start my own business. Since then, I'm working with my own. And I'm looking after, I target school drops out and CSWs. There are men at my back, but I can't give you the real number because every year I train them and they go out. Some have been employed, some are working with some projects. There are men anyway. Il progetto delle sex worker è grandioso perché da un lato appunto ha dato una possibilità di riscatto a donne che erano per strada e dall'altro rappresentano un modello di sviluppo per le donne e per tanti che nelle periferie veramente vivono condizioni di degrado inumane. Ciao. Questa è la tua casa. Tu da sola o con i bambini? Tu quanti bambini? Cioè, sono donne con bambini abbandonate dai mariti, con tanti figli, in media 4-5 figli, che vivono in condizioni disperate. È un paese dalle grandi risorse, ci sono donne come appunto la leader di questa comunità che abbiamo incontrato, con una grande forza e capacità d'impresa. Sostenere questi progetti è necessario, è molto bello.
The residents around here bring in fresh garbage, mainly organic waste, which we shall utilize later to make our charcoal briquettes. We realized that there was a lot of garbage which was dumped around our trenches, and we found out that we could make use out of it. We have tried to see that we improve the sanitation and health of the community around by utilizing the garbage which we turn into charcoal, which we use for cooking, domestic, institutional, and getting employment for the youth. Il carbone prodotto in questa comunità, che viene da un processo di recupero e riutilizzo dei rifiuti vegetali, ha una valenza straordinaria, una valenza ambientale, perché trasforma appunto il rifiuto in una risorsa. Viene data la possibilità di occupazione a giovani che lavorano in questo progetto, e poi il risultato, questo che loro chiamano carbone, viene utilizzato sia per cucinare che per riscaldare nelle case, ma anche nelle strutture pubbliche. Anche questo è un esempio di come si può creare occupazione eliminando il problema dei rifiuti e dando veramente possibilità di riscatto nelle aree più emarginate dell'Uganda. Il confine che ho trovato è senza barriere, senza filo spinato, senza cancelli. È un fiume, due sponde, il Sud Sudan e l'Uganda, collegate da un ponte. E questo ponte viene pacificamente attraversato da centinaia di migliaia di sfollati sudanesi, che dall'altra parte ricevono accoglienza. È un po' quello che accade a Lampedusa e quello che purtroppo non accade più nel resto d'Europa, dove invece si è deciso, anche con i fondi europei, di erigere mura, di tenere fuori questa umanità in fuga. Diversa rispetto allo sbarco. Loro arrivano a piedi, però appunto sono stanchi, impolverati, hanno bambini piccoli, sono donne. C'è un'accoglienza molto umana, esattamente più o meno come a Lampedusa. Quello che non mi aspettavo è appunto questa calma, questa organizzazione. Destination, that is Kuluba Reception Center, where they will get food and other things, accommodation and other things, and fully they will be fully registered that side. Quello che fa AMREF un po' è anche la chiave per mettere insieme i bisogni della comunità
che accoglie e i bisogni dei rifugiati che arrivano. Nel nostro piccolo, anche a Lampedusa, è successo questo. I servizi che abbiamo potenziato e ottenuto e aperto e avviato per i migranti sono stati utilizzati e vengono utilizzati anche dai lampedusani. E qui AMREF ha utilizzato questa chiave. Quello che abbiamo visto è molto di più, è veramente una cosa importante, si fanno i vaccini, si fa la pianificazione familiare. Si fa l'educazione all'allattamento, alla nutrizione, oltre a risolvere tutti i problemi prettamente sanitari delle donne. Ma quello che pensavo lì è proprio questo. Alla fine, nei luoghi di confine, è come se si fosse poi tutti sulla stessa barca. I bisogni diventano comuni e possono essere soddisfatti in maniera comune. È il segreto della possibile convivenza. Usare la parola accoglienza invece della parola invasione, diciamo, è il modo per vivere insieme, per affrontare insieme problemi, per crescere insieme nei diritti e nello sviluppo. Questo è il segreto del modello dell'Uganda.